passo la parola al vicepresidente Andrea Colla, prego. Sì, grazie Igor. In effetti quello che dicevamo prima dell'attività della nostra associazione sotto il profilo della revisione normativa è una delle attività pregnanti, è forse la più importante che abbiamo. Proprio martedì siamo riusciti a portare la nostra voce alla Presidenza del Consiglio, dove abbiamo rianalizzato e in parte ridefinito il testo della legge 363, che poi subirà ovviamente tutto l'iter parlamentare per l'approvazione. È la legge sulla sicurezza delle piste, quindi il nostro pane quotidiano. Noi abbiamo voluto portare la nostra esperienza, forti anche dell'esperienza della sezione piemontese dell'associazione, che da una decina di anni lavora a stretto braccetto con la Regione Piemonte e ha già fatto una legge che è veramente innovativa, la legge 2/2009 del Piemonte, e la sta già revisionando per la decima volta, proprio perché la nostra attività ci consente di trasformare le leggi, che di solito sono ferme e statiche, in un qualcosa di vivo, che quindi seguono con il passare del tempo e l'evolversi delle condizioni, delle situazioni del mondo della neve, la nostra attività. Abbiamo intenzione di fare la stessa cosa sul nazionale, abbiamo intenzione di fare in modo che, come diceva il Presidente della FISP, si possa in qualche modo formare sia le persone che devono sciare, sia le persone che operano nel nostro mondo. Una delle altre attività che l'associazione, in questo caso, in cui è molto attiva la nostra associazione, è proprio la formazione personale. Abbiamo intenzione di esportare l'esperienza piemontese su altre regioni. Noi in Piemonte operiamo tramite un'agenzia formativa regionale che si chiama Formont. È un progetto che abbiamo in animo di proseguire e di far crescere, per cercare di coinvolgere anche altri territori e arrivare ad un'univocità di attività e di intenti. Molto bene, quindi potete capire che si sta lavorando molto dietro le quinte per migliorare tantissimi aspetti del mondo della neve, del mondo della montagna.